Ciao a tutti e ben ritrovati un'altra volta qui su Veneta Mountain Bike. Siamo in compagnia di Tannus e in particolare di Ervik, il nuovo brand manager per l'Europa, che ci va a illustrare la novità 2024, che è un aggiornamento della gamma Tannus Tubeless. Iniziamo con il prodotto Light, che questo è fatto, diciamo, per la gente, per le persone che vogliono avere un inserto più leggero, non così forte o duro. Dopo abbiamo il Pro, e se si fa la combinazione con Light e Pro si ha il Fusion. Il Fusion è l'inserto, il primo inserto nel mondo modulare. Se tu vai all'estremo, se tu preferisci di avere, diciamo, una protezione per le tue ruote, fantastico. Se vai con una pressione molto 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 basso, il Fusion è la soluzione giusta. La cosa più bella è che se ti capita che vuoi avere per qualsiasi cosa meno protezione, puoi scegliere di prendere o il Light o il Pro, perché tutti questi prodotti insieme fanno il Fusion. Okay. Facile, si può giocare, si può provare che cosa è meglio. Quello che abbiamo notato è che sostanzialmente il prodotto va incastro, quindi sì, il Light si incastra all'interno del Pro per formare il Fusion attraverso delle coste. Sì, queste coste che vanno direttamente dove c'è sono i prodotti, così nessun parte muove, non c'è rumore, è tutto fatto perfetto, posto dove deve essere. E per quello, come abbiamo detto, il primo inserto modulare, perché si può veramente mettere tutti questi due insieme per avere il Fusion. Dimensioni? Di che dimensioni parliamo? Abbiamo quasi tutte le dimensioni che esistono, che sono valide sul mercato. Non per le ruote di 20, però 27,5, 29, larghezza inizia da 25, mi pare, okay, fino a 24, fino a 2,5, mi pare. Poi si ha la possibilità di tagliare, di mettere una fascetta dentro, e così si ha, diciamo, tutte le misure diverse. Noi vediamo il futuro più sul 29, sì, però c'è la possibilità di fare. Anche perché abbiamo visto che sul 29, per esempio, si può tagliare per arrivare infatti, al 27. Si può tagliare, c'è scritto esattamente dove, poi ci sono due buchi dove si deve mettere la fascetta, e poi non è, diciamo, una grande difficoltà. Se sai utilizzare una forbice, se sai cambiare una gomma, sai come si deve fare. Non serve un meccanico. Non serve un meccanico, è veramente facile, anche io sono stato in grado di farlo. Se io sono stato in grado di farlo, tutti quanti voi siete in grado di farlo, perché veramente non è difficile, non era come una volta che si deve veramente misurare tutto questo, no, non è un casino, è veramente abbastanza facile. Un aspetto che abbiamo notato rispetto alla versione precedente di Tubeless è che siamo passati da un colore rosso a un colore nero, quindi vuole anche segnare un po' il cambio di passo, no, di questo, sì, prodotto. Questa è stata una discussione veramente difficile, perché il nostro colore è il colore rosso di Tannus, e così tutti hanno conosciuto il nostro prodotto, però il mondo sta cambiando e anche noi facciamo parte di questo cambio, e adesso stiamo utilizzando più di 20% del materiale riciclato, e per quello non si può colorare più il prodotto. Okay. A me dispiace, perché anche di fare la pubblicità con un prodotto grigio, nero sulla gomma, non è così bello. Mi piacciono i colori, certo, ovviamente faccio il marketing, però dal punto di vista dell'ambiente, della sostenibilità, e non è una discussione, è un fatto, anzi stiamo cercando di fare di più, e siamo l'unico prodotto che si può riciclare ulteriormente al 100%. Anche a fine vita, quindi. Sì. Ok, quindi Tubeless vuole un po' segnare il cambio di passo anche da un punto di vista della sì, sostenibilità, e anche collocarsi al meglio poi sul mercato, perché come ci hai spiegato, prendendo il Light si può montare su coperture gravel come in questo caso, ma anche road. Perfetto. Mi insegni. Dopodiché il Pro può essere una giusta alternativa per cross country, marathon ed sì, enduro, e infine il Fusion downhill, può essere sì, downhill e sì, e-bike in particolare, sì, giusto? Anche e-bike, anche e-bike pesante, tutto no, questo. Cosa molto, molto interessante che ci accennavate anche prima è che, essendo componibile come sistema, magari appunto su un e-bike o su una bici un pochino più pedalabile,
questa opzione Fusion può essere un'opzione da gomma posteriore e magari l'opzione Pro può essere quella da anteriore, giusto? Sì, dipende anche dove sei. A livello meccanico c'è stato anche un incremento del supporto, giusto, laterale con questa, sì, con questa anche, nuova. Anche questo è vero, grazie, anche questo è vero perché sì, con questi due inserti modulari si ha un supporto più alto laterale, sì. Okay. Significa che si può mettere ancora meno pressione, significa che si ha più trazione, è un supporto veramente estremo anche per il caso se buchi nonostante, hai la possibilità di take me home. Tornare a casa. Un'altra novità che abbiamo visto da Tannus è un prodotto che riguarda Eclipse, camera d'aria in TPU che è distribuita da Tannus, sì. Ed è il liquido sigillante. Quindi nuovo liquido sigillante specifico per camera d'aria TPU. Sì, e l'acice che abbiamo sviluppato è veramente una cosa molto molto bella, senza queste, diciamo, le cose che fanno male all'ambiente, okay. Spiridopi, e che chiude molto velocemente, okay. Buchi fino a 3 mm, però normalmente su bici da strada con una pressione alta non si ha buchi più grandi. Okay. Normalmente. Quindi capita, in questo modo si allunga anche un po' la vita stessa di Eclipse una volta che viene montata, sì. Giusto? Sì. Il consiglio è montarlo contemporaneamente a Eclipse o nel momento in cui si ha già avuto una foratura e si vuole riutilizzare la camera? Questa è una bella domanda, forse il 50% dicono così e il 50% quando dicono così. Se chiedo il mio consiglio, come faccio io metto subito dentro. Okay. Perché così se capita qualcosa, chiude subito. Il liquido è già pronto. Se lo fai dopo, secondo me, da discutere, sicuramente altre persone lo vedono differente. Che senso ha? Hai un buco e la pompa dov'è? A casa. No, io ce l'ho già, io consiglio di mettere già, perché così hai la protezione migliore che esiste. Bene, allora, grazie Enzo intanto per queste ricchissime spiegazioni e noi ci ritroviamo un'altra volta qui su Veneta Mountain Bike. Ciao a tutti! Ciao a tutti!